Ragazzi, bentornati, siamo al terzo episodio di Detroit Become Human. Io sono Itami e negli episodi precedenti ho cercato di fare un paio di riflessioni che tenevo veramente, veramente a farle. Quindi, abbiamo concluso il primo capitolo, il primo episodio e capitolo di Detroit Become Human in cui eravamo Connor, questo androide ecco, anche questo qui è molto importante. Eravamo dei dipendenti della polizia, noi eravamo dei negoziatori che siamo intervenuti perché Daniel, un androide domestico, a questo punto mi sembra di capire, ha preso in ostaggio la figlia, diciamo, la bambina della famiglia per cui lavorava, lavorare, ecco, un altro termine che non mi sentirei molto di utilizzare in Detroit, però faccio un piccolo taglio. Abbiamo iniziato il secondo capitolo in cui Kara, un altro androide, in questo caso di sesso femminile, un altro termine che mi terrei un attimo attento dal commentare, che sì, terrei, quello mi piace come sfondo, un altro androide che è stata acquistata, anzi no, è stata ritirata perché era danneggiata da una persona. E sempre nel secondo capitolo abbiamo visto Marcus, che ha ritirato questo pacco, di colori. Sembra un pacco di colori. Quindi niente, continuiamo con il terzo episodio e perdinci Bacco. David Cage ci sta veramente tirando in faccia delle molte, molte domande. Mi permetterei di dire, a quella Tex Religione della Gru, mi permetterei di dire, il quartiere è leggermente diverso da quello con cui abbiamo visto Marcus. Il quartiere in cui abbiamo visto Marcus era tecnologico, era bello, era nuovo. C'erano dei droni dove volavano. Lui che cosa ha? Un pick-up? Cioè, lo vorrei avere io adesso il pick-up, ma non nel 2038. Ecco, stiamo vedendo le date, giorno e mese. L'anno è sempre lo stesso. Siamo 2038. Vediamo se appunto la storia si focalizza sempre nello stesso anno, ecco, nello stesso arco temporale. Segui Todd. E come sempre noi androidi per quale siamo, lo seguiamo. Non ci sei stata per 2 settimane, c'è un casino. Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare e occuparti della... Porca puttana, dove cazzo è finita quella mocciosa adesso? Alice! Alice! Ah, eccoti qui. Lei è Alice, occupati di lei. Compiti, bagno, tutte quelle cazzate. Capito? Sì, Todd. Comincia a sistemare qui, poi vai di sopra. Premiere 2 per scansionare l'ambiente, quindi lei. Compiti urgenti, raccogli la spazzatura, compiti facoltativi, raccogli i piatti, accendi l'aspirapolvere, controlli il retro. Quindi noi androide, qui siamo un androide domestico, il nostro abito un po' lo ricorda, infatti, un po' il grembiule da domestica. Quindi cominciamo un po' a sistemare. Prendi. Eccola la bambina.
È molto timida la bambina. Possiamo interagire con lei? Adesso no. La casa sembra davvero molto... Accidenti, dettagli. Intanto Todd sta parlando con chissà chi al telefono per un qualche incarico di lavoro. Stesso posto, lo sai dove. Ok, allora, metti giù. Scansiona. Quindi usiamo la lavastoviglie. Lavastoviglie non funzionante. Eccola. Pezzo mancante, 5D, BV, ordine, elaborazione. Si è collegata ad Amazon e ha fatto l'ordine? TV accesa. Fra quanto me ne danno uno anche a me? Ok. Quindi in una città di ecco, anche una cosa interessante da capire. Alice. Ha sorriso, dannazione. Non possono sorridere questi androidi, sarebbe un casino se provassero le emozioni, non possono provarle. Cara! Sì, Todd? Portami una birra gelata! Portano a Todd una birra, subito. Noi non possiamo ribellarci, è il nostro compito, non siamo degli androidi, siamo degli androidi domestici. Quasi quasi porterei... cos'è? La salsa... Sta guardando. Ah, quelle sono delle riprese vere. Sono delle riprese di partite vere di hockey. Che hai da guardare? Levati dalle palle. Levati subito dalle palle. È un po' burbero. Sì. Sai che? Mi sei sulle palle. Dai coglioni, per Dio! Mi spiace, Todd. Non accadrà più. Vietato. Todd sta guardando la TV. Non possiamo entrare. Ci siamo autoprogrammati per non farlo. Piatti lavati, accendi l'aspirapolvere e controlli il retro. Alice, farei meglio a smetterla subito. Perché mi provoca sempre? Raccogli il bucato. È un po' il Kratos di Detroit del 2038, lui. È molto burbero. È solo, ha una figlia a suo carico. Cosa... raccogli il bucato, però da dove lo raccolgo? Devo raccogliere prima la cesta, prendi, esatto. È morta la moglie, è andata via dal carattere. Presumerei che sia andata via la madre. Però Todd potrebbe anche essere diventato così perché la madre ha avuto è morta, qualche incidente. Gioco retro tempo scuola. Gioco. Sembri annoiata. Ti va di giocare? Alice neutrale. Retro tempo scuola. Io non voglio parlare della scuola. Ti piace giocare qui? Cordiale. È molto timida e traumatizzata. A questo punto opterei per la parte è morta la madre.
e quindi la moglie di Todd, risciacqua il bucato. Dove cazzo? Cioè, io queste cose non le faccio neanche a casa, mi tocca farle qua. Allora, dovrei entrare dentro perché questa lavatrice mi sembra molto non funzionante, ovviamente, poi non attaccata. Ok, siamo entrati in lavanderia. Il detersivo. Questa bustina. Red Ice, acetone, litio, thirium, caspita, non ho letto. Non dovresti toccare la mia roba. E droga. È nervoso. Scusami, Ted. Non ficcare il naso nelle mie cose, se non vuoi farmi incazzare. Vuoi farmi incazzare? No, Todd. No. Non è burbero, è stronzo. Ci credo che è traumatizzata la bambina. C'è un padre che si droga in casa. Compiti obbligatori, cosa ci avevamo? Raccogli la spazzatura. Ci credo che la bambina traumatizzata, porino. Raccogli. Ma che puttanaia ha fatto questo tizio? 2 settimane non è neanche capace di buttarsi la spazzatura. Pulisci la cucina. Pulisci il tavolino. Vediamo se c'è il coraggio di dire qualcosa, l'imbecille. Che gli siamo davanti. Non dici niente se ti puliamo casa, eh? La cucina qual è questa? Sarebbe la cucina? Quale puttana gli ha lasciato? Cucina pulita, perfetto. Quindi i secondari e gli obbligatori li abbiamo fatti. Credit card application for Mr. Todd Williams. Rifiutata. Perfetto. Fattura da pagare adesso. Però se stessa un po' ferma. Da pagare il gas. Quello in fondo che cos'è? Bilancio negativo. $1000 sotto in banca. Complimenti Todd, complimenti davvero, guarda. Proprio un esempio per tua figlia. Lo sapete ragazzi, lo devo fare. L'animazione degli scalini è ben fatta. Mi metto sempre a guardare queste cose, sono piccolezze che mi piacciono tanto. Allora, non abbiamo accenno di muscoli. Essendo degli androidi, non ci dovrebbe pesare nulla. Spazzatura riposta, perfetto. Quello è un autobus. Non ci dovrebbe pesare nulla fare le cose. Da vedere. Da vedere, da vedere. Guardalo, guardalo, si sta drogando. Avrei anche finito qui. Passo di sopra. Fai quello che devi fare, ma non rompere. Ah.
Sei veramente pessimo, Todd, in quanto 10 minuti mi hai fatto cambiare opinioni su di te. Non me ne frega niente se ti è morta la moglie. Hai una figlia a cui badare, imbecille. Può essere stato traumatizzante quanto vuoi, ma fare queste cose davanti a lei poi. Potenza androide, dovrebbero dichiararli illegale. Football mania, speculazione di mercato. Avanti. Il sistema di trasporto che sta sconvolgendo la California. E speriamo ti scoppi. Focus sulla politica. I senatori americani sono davvero corrotti. Terremoto in Cina uccide 10.000 persone. Azzo. La squadra di hockey di Detroit vince ancora. Grande. Sulla terza partita della stagione. Ah, nella terza. Nella sua terza partita della stagione, il lanciatore androide X67 ha tirato la palla a più di 190 km orari. Ok, quindi ci sono gli androidi in mezzo agli sp a nello sport, ma tra di loro il battitore umano, ma è come battitore umano? Non può il battitore umano contro un androide che gli ha lanciato la palla a 190 km orari, non la prenderà mai. Ha agitato la mazza solo quando la palla era già nel guantone del ricevitore. E grazie al cazzo! Inseriti inizialmente come forma di innovazione, soltanto una alla volta gli androidi sono diventati fondamentali per la strategia di gioco. Grazie al cazzo 2.0! Mi lanci una palla a 190 km orari. Certo mi sei fondamentale. Le principali squadre del campionato. O fai una squadra tutta quanta androidi e non puoi fare mezzo e mezzo, che sei Pistorius che vuole. Andare a correre con nei non disabili. Le principali squadre del campionato non badano a spese per acquistare l'ultimo modello ogni stagione. E beh, ma la vera domanda è: il gioco ne soffre o ne beneficia? E beh, Johnny Waterfield, direttore della rivista Home Run, dichiara che i fan stanno perdendo interesse. Ci sarebbe un grazie al cazzo 3.0. La magia va bene, queste sono veramente cose interessanti. Sei un po'. Oggi a nuovo SubTube ha completato il primo viaggio da Manhattan al centro di Los Angeles. In meno di 2 ore. Meno della metà delle normali 5 ore di volo. L'incredibile velocità di 2.900 km orari. Ha però non ha più pallida idea di quanto possa viaggiare un aereo, ma 2.900 km orari sono veramente tanti. Vabbè, i pendolari potrebbero concludere una lunga giornata di lavoro nella Grande Mela, andare a fare un giro in California. Beh, no, avevo detto giù. Ok, va bene, è troppo lungo per leggerlo. Ok, grazie. Pulisci il piano di sopra, andiamo di sopra. Sempre quello è il tossico. Bravo, bravo, complimenti davvero, Todd. Pulisci la stanza di Todd, rifai il letto, sistemi di disordine, aria la stanza. Quindi apriamo che c'è un gran puzzo, non si dice di cosa. Accendiamo la televisione, non ci interessa. Noi dobbiamo semplicemente rifare il letto. Prepara. Ecco Alice. Vedete, guardi il sorriso. Sistemi di disordine. Prendi. Antidepressivo. Contiene trenitina. Beh, complimenti, mancava la pistola, Todd. Hai sbloccato un dialogo o un'azione, spesso utile. Sistema di disordine, dobbiamo ancora sistemare il disordine. Guarda il puttanaio che c'è qua. Pulisci. Ovviamente lei non può dire niente, lei è programmata per fare questo. Fai
Infatti lei è rilassata a pulire tutto il casino. O perlomeno, se il colore del LED sta a indicare lo stato d'animo in cui l'androide si potrebbe essere quarterback androide, continuiamo con gli androidi negli sport insieme agli uomini. Il prezzo della vita è vita e morte decise dai veicoli senza pilota, turismo spaziale, vacanze su Marte. Quando un veicolo senza pilota prevede un incidente, il computer di bordo prende decisioni senza ritorno, per esempio quale tra i due pedoni investire. Ma il processo alla base è ancora nebuloso. Ragazzi, questo qui è un tema più che attuale, non c'è mai. Sono le compagnie adesso stanno costruendo questi algoritmi per decidere quale, in queste situazioni in cui la macchina. Levati. Sì, sei proprio uno stronzo, sai. Pulisci il bagno col cavo, te lo lascio sporco. No, dobbiamo farlo per forza, siamo un androide. Sistema le bottiglie, ripone i vestiti sporchi. Pulisci. Dobbiamo farlo per forza, è il nostro lavoro. D'altronde Todd ci ha comprato per questo. Allora, cosa dobbiamo fare? Poi pulisci il pavimento. Puliamo il pavimento. Come lo puliamo? Beh, con lo scopettone. Ok. Allora ragazzi, vi avverto che molto probabilmente si interrompe la videocamera, però concludiamo l'episodio normalmente. Perfetto, pavimento pulito. Quindi adesso devo fare compiti facoltativi, pulisci il bagno. Ah, c'è un altro bagno. Perfetto, la telecamera ci ha abbandonato, ma noi continuiamo ad andare avanti. Allora, quindi abbiamo. Pulisci la stanza di Todd. Compito, ma non l'ho appena pulita la stanza di Todd? Devo pulirla anche a terra? Ah, pulisci. Ah, ancora mancava roba. Ok. Prendi. Ok, cos'è? Non si vede. Disordine sistemato. Perfetto, abbiamo pulito la stanza di Todd. Puliamo la stanza di Alice. Questo è il bagno. Questo presumo sia la stanza di Alice con i disegni sulla porta. Ok, Sistema un po' la tua stanza. Ci vogliono 2 minuti, d'accordo, Alice? è già tanto che non la. Chissà, è già tanto, faccio presto io a parlare. Quello che volevo dire è che Todd non abusi della figliola. Chissà. Chissà davvero. Letto di fatto, quindi abbiamo anche sistemato la stanza di Alice. Alice nel Nel paese delle paese delle meraviglie. meraviglie. Certo. Tanto c'è il gatto mi sta cercando di tirare tutti i fili. Ok. La scatolina è chiusa, molto probabilmente.
si aprirà in seguito. Però inginocchiati. Realista, amichevole, diplomatica. Forse eravamo Amichevole. amiche prima del mio reset. Potremmo esserlo ancora. Non è un buon modo per cui approcciarti, cara. Sì, Tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Come sta la mamma? Tornerà presto? scusatemi, ragazzi, era l'ultima cosa che volevo che. Sembra tranquillo, Parlami un po' di interessi. te. Cosa ti piace? Quali posti ami? I tuoi piatti preferiti? Mi Spero mi aiuterebbe si molto. sia interrotta la registrazione. Fiducia, percorso bloccato, sbloccato. Ragazzi, scusatemi, è successo un mezzo casino tra la videocamera che si è scaricata. A un certo punto si è scaricato anche il computer con cui, il portatile, il Mac con cui stavo registrando il gameplay. Scusate per il taglio, che per un po' l'incertezza del commentario, ma riprendiamo. Per quello non sono neanche riuscito a prendere la decisione di non. Io non volevo assolutamente chiedere della madre ad Alice. Si vede che lei è traumatizzata, c'è cioè un trauma. E però nel panico in cui avevo visto c'era cioè il Mac che sarà completamente spento, e con la paura che non avevo registrato l'episodio, ecco, per un attimo lasciato distrarre. Però proseguiamo. Non ho ben visto da dove ha lasciato la registrazione, ma nel momento ho visto semplicemente se aveva concluso il salvataggio. Scusate di nuovo per il taglio, e non solo, tutti i casini avuti tecnologici hanno anche suonato alla porta, quindi bene. Lo chiamerò episodio maledetto questo qui. No, non è vero, non lo chiamerò mai episodio maledetto, avranno tutti un titolo inerente. Quindi dicevo, ci siamo inginocchiati con Alice, le abbiamo parlato. Sto facendo molto probabilmente questo discorso, ma non so se poi servirà davvero o meno, perché se il video è registrato, vabbè, io lo faccio. E tanto ormai è andato tutto quanto un po' a scatafascio. Allora, ci siamo inginocchiati con Alice, l'abbiamo parlato, abbiamo acquisito la sua fiducia con le scelte fatte, ci ha dato la chiave, abbiamo aperto la cassetta, è partita la musica del carillon e ci sono un po' di disegni dentro. C'è questo disegno un po' inquietante, sembra che sia disegnata che lei si è fatta male. È stato il padre a far del male, sto già viaggiando con la mente. Ecco, quindi qui questo possiamo vedere. È Todd che ci ha rotto, tra virgolette, il cazzo dell'incidente, Todd, eh? E Alice che sta gridando, cercando di difenderci. E ci ha rotto il braccio, Alice sta piangendo. Todd, il cazzo dell'incidente in macchina. Riponiamo tutto. Arrivando, Todd. Dobbiamo fare quattro chiacchiere. Purtroppo sono il tuo cyborg, non posso fare niente, ma spero che David Cage ci porti nella situazione in cui ci. In Che fai? Sto giocando. cui Stai ci potremo giocando? ribellare. So che pensi. Pensi che tuo padre sia un delinquente? Poco.
Un fallito del cazzo. Molto. Non trova un lavoro, non si occupa della famiglia. Esatto. Non credi che ci abbia provato a far funzionare le cose? Non mi sembra lo stia facendo, però. Ma nonostante tutto, arriva sempre qualcuno che manda tutto cosa? A puttane. Chi? Chi è che sta mandando a puttane Todd? Fatto tutto so da te hai fatto. Mi odi. Mi odi, non è vero? Dillo! Dillo che mi ci odi! Credo che è traumatizzata questa bambina. Dio, che sto facendo? Scusami, tesoro, scusa. Mi dispiace. Io non posso neanche ti voglio bene, neanche immaginare il trauma che ti voglio bene. Che può aver passato Todd con la perdita della moglie, perdita. C'aveva gli occhi lucidi, cara? Aveva gli occhi lucidi, cara? Non può avere avuto gli occhi lucidi, cara. Abbiamo finito tutto quanto l'episodio al 100%. Yes! Ottimo. Allora, io non ho la minima idea del trauma che può aver passato Todd. Non ho ben capito, scusate, tra tutto il... Poi mi riguardo per bene. E non ho ben capito se detto in qualche maniera nel momento in cui abbiamo chiesto ad Alice della madre che fine abbia fatto. Alice va in camera sua, pulisce la toilette, pulisce il bagno, leggi quarterback, leggi il prezzo della vita, va bene. Non so se ha detto qualcosa riferito alla madre. Aspetta, fa arrabbiare Todd, trovi la red eyes, risciacqui i vestiti, leggenda. Che vuol dire il triangolo? Il triangolo, abbiamo sbloccato un evento. Morte. Fallimento, successo, dialogo, ricerca, scelta, azione, percorsi sbloccati, situazione di svolta. Ok. Però, mio caro Todd, è quello che ho detto esattamente, guarda, si ricollega esattamente a quello che ho detto, quello che ho già detto. Non sappiamo ora neanche come si chiama, ma l'essere umano che se l'è l'essere umano, quell'uomo che se l'è presa con Marcus, ha detto tu mi hai rubato il lavoro. È una scusa, come ho già detto prima, è una scusa secondo me questa. E adesso Todd con chi se l'è presa? Quando cerco di fare addrizzare le cose c'è sempre qualcuno che manda puttane. Chi Todd? Chi è stato? Io ti posso anche credere, adesso no, però ti posso anche credere. Però mi devi spiegare chi è che... Se c'è davvero questa entità che ti sta mandando tutto quanto a puttane. Io non ci credo. Bene, ragazzi, grazie mille di essere stati in mia compagnia nonostante le avversità che ci hanno remato contro. Io sono Itami, questo è Detroit Become Human. Alla prossima.